Vogliamo approfondire insomma le tematiche di attualità, in particolare ieri abbiamo visto questo retrofront sul tema della didattica a distanza, scuola, c'è la variante Omicron di cui tanto si parla, vogliamo approfondire con il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma. Grazie per essere con noi, buongiorno. Eccoci qua, sono buongiorno. A Milano, a Galeazzi, ma nessun problema, non allo Spallanzani, direi buongiorno. Il problema rimane. Siamo milanesi, ma insomma. Buongiorno professore, no, siamo noi che oggi siamo un po' sparsi per l'Italia, perché siamo Milano-Roma. Allora, cominciamo a parlare della variante Omicron. Insomma, in queste ore ci arrivano delle notizie importanti anche dai suoi colleghi. Tanto rumore per nulla, cioè abbiamo sopravvalutato la portata e il rischio di questa nuova variante? Ma ci sta l'emozione, perché ogni cosa che è legata al Covid ci ha insegnato che ci coinvolge direttamente. Ben venga quella che posso dire la pre-inetta occupazione, cioè il fatto di rimarcare che il virus è ancora tra noi, che c'è questa evoluzione naturale, tra virgolette, del virus, perché tutti i virus cercano, come dire, spazi di diffusione nel loro mercato, purtroppo questo mercato siamo noi, e cercano però la tendenza e la speranza da alcuni segnali che emergono, ma tutti da confermare, che questa variante in fondo sta cercando di essere più benevola con l'organismo, perché è una convenienza di un virus quello di sfruttare al meglio l'ospite che decide di parassitare, perché il virus sono veramente carogne, parassiti assoluti che sfruttano il meccanismo di replicazione e consumano le cellule che sfruttano. Quindi il fatto che i dati ad oggi ci dicano che la clinica, quindi la sintomatologia delle persone contagiate con questa variante è lieve, ci fa ben sperare. Bisogna aspettare ancora un po' per la temuta possibile riduzione dell'efficacia dei vaccini. I dati di Israele preliminari anche qui ci confortano, dicendo che con 3 dosi la risposta è buona. Quindi necessità, a mio avviso, dal punto di vista istituzionale, di mantenere molto alta l'attenzione, la capacità di tracciamento che è già in difficoltà, perché insomma le zone gialle che stanno colorandosi sono, diciamo, rappresentano il fatto che l'incidenza della malattia aumenta, e nel momento in cui ci sono tanti casi questo tracciamento, questo isolamento dei focolai diventa, come certo. Abbiamo imparato nel passato, più difficile. Allora, quindi, professor Pregliasco, abbiamo parlato di terza dose e diceva l'esempio, insomma, quello che sta accadendo in Israele dovrebbe rassicurarci un po', perché appunto con 3 dosi si dovrebbe sentirsi un po' più protetti da questa variante. In realtà la domanda poi che volevo aggiungere è questa: nel caso non dovessero risultare davvero efficaci i vaccini nemmeno con la terza dose, i tempi per lavorare su una nuova variante quali sono di solito dal punto di vista della ricerca, chiaramente, del trovare un altro vaccino o un vaccino che risponda meglio a questo virus? Già le aziende si erano attivate per fare un vaccino per la variante Delta e avevano avuto 100 giorni di tempo per farlo, perché la nuova metodica dell'RNA davvero rende veloce l'aggiornamento della composizione, poi però bisogna fare prove di valutazione, di conferma, insomma, che le caratteristiche del vaccino rimangano quelle, come dire, dell'originale. E però 100-120 giorni non sono molti, e penso e mi immagino più che altro questa necessità per quella che saranno campagne future di vaccinazione, ma immaginandole come quelle dell'influenza, no? Quindi certo. Non più una offerta a livello generalizzato per tutta la popolazione, ma quella di proteggere le persone più fragili, perché questo è il messaggio che ci arriva Omicron e anche da questo momento di rialzo dell'incidenza facilitato dalla meteorologia, dagli sbalzi termici, dallo stare più al chiuso, dalle aperture che finora è stato possibile attuare proprio grazie ai vaccini. Però questo virus rimarrà con noi, però appunto vaccinazioni successive per i fragili, i nuovi farmaci, sì. Io credo che, come dire, potremo convivere meglio con questo virus. Non c'è altra strada, insomma, che il vaccino, ecco, questo continuiamo a ribadirlo. Allora, professore, abbiamo davvero pochi secondi, ma ci tengo a chiederle questo, insomma, siccome si torna a parlare di un'Italia a colori, lei che Natale vede dal punto di vista
punto, dei colori, vede un'Italia a prevalenza gialla o cos'altro? Io temo che con la colorazione gialla arriverà anche su altre regioni. Io credo che tutto questo è ancora, come dire, un qualcosa in divenire, e la vaccinazione, la rivaccinazione e un mantenimento e un ricordo che c'è ancora il virus, e quindi mantenere quel nuovo galateo con grande attenzione in questo momento, io credo e spero ci permetterà di far scavallare la notte, no? Passare la nottata, la nottata che è questo inverno, come io spero possa essere l'ultima battaglia importante, salvo altre varianti cattive che dovessero emergere. Però auguriamoci che non emergano più davvero. Un'ondulazione meno pesanti e una presenza di questo virus con una convivenza più civile. Come sempre la ringraziamo di cuore per la disponibilità, grazie al professor, al virologo professor Fabrizio Pregliasco, ci sentiamo prestissimo, buon lavoro, grazie. Arrivederci.